Dal Vangelo secondo Luca. Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare, ed essi stavano ad osservarlo. Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti. Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più degno di te, e colui che ha invitato te e lui venga a dirti, cedigli il posto. Allora dovrai con vergogna occupare l'ultimo posto. Invece, quando sei invitato, va a metterti all'ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica, amico, vieni più avanti. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali, perché chiunque si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Disse poi a colui che l'aveva invitato, quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino anch'essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi, e sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti. Dal capitolo 14, che inizia oggi, fino al capitolo 16, Luca ci racconta 10 parabole. Quelle del capitolo 14 hanno come tema l'invito di Dio per entrare nel suo regno. E abbiamo visto che Luca oggi ci racconta di questo banchetto al quale partecipa Gesù, e nel quale Gesù è osservato da tutti i commensali, quasi come per vedere che modo ha di porsi questo personaggio che ha sempre qualcosa di rivoluzionario, di diverso da dire rispetto all'abitudine di quel momento. E Gesù nota dei comportamenti e fa notare proprio questo: quando sei invitato a nozze non metterti ai primi posti, mettiti all'ultimo, perché, dice Gesù, gli ultimi saranno i primi e i primi gli ultimi. Al banchetto del quale si riferisce Gesù, gli scarti diventano i prescelti, gli ultimi diventano i primi, i poveri sono preferiti ai ricchi e così via. Gesù non è che vuole farci una lezione di Galateo, non è questo il suo fine. Gesù vuole illustrarci un cambiamento di vita, per coloro che devono partecipare al banchetto del cielo. Ed è quindi chiaro che l'ospite non è Gesù, Gesù è colui che invita al banchetto, e il banchetto non è il banchetto al quale partecipa Gesù in questo giorno di sabato che ci ha raccontato Luca quest'oggi, ma è un banchetto ben diverso al quale siamo chiamati tutti quanti quando e se parteciperemo al banchetto eterno nel Regno dei Cieli. A questo banchetto, come ci ha fatto notare Gesù, sono invitati e partecipano di diritto principalmente coloro che sono umili, coloro che si fanno umili, coloro che fanno dell'umiltà il proprio stile di vita, il proprio servizio. Nel libro del Siracide, che abbiamo ascoltato nella prima lettura, Siracide era questo sapiente vissuto circa nel III secolo avanti Cristo, un maestro formatore di giovani, che ha raccolto queste frasi riferite all'umiltà, e abbiamo letto una di quelle che sono enunciate nella prima lettura. Dice così: quanto più sei grande, tanto più fatti umile e troverai grazia davanti al Signore. La riflessione che noi dobbiamo fare in questa 22esima domenica del tempo ordinario è quella di scoprire qual è il nostro modo di porci nell'umiltà, qual è il nostro modo di vivere l'umiltà e che cosa significa per noi essere umili. E se facciamo un esame di coscienza sul nostro modo di vivere la nostra vita secondo uno schema di umiltà, vediamo che c'è qualcosa che non va, perché forse ci poniamo tra coloro i quali cercano i primi posti,
nel banchetto al quale sono invitati per stare vicino a chi conta e per cercare di avere un qualcosa, un favore da quel personaggio che magari conta più degli altri. E già partiamo col piede sbagliato. E non solo questo, anche quando offriamo noi un pranzo, è difficile che, come ha detto Gesù nel Vangelo, lo offriamo a coloro dai quali non ci aspettiamo, non possiamo aspettarci niente in cambio. Lo offriamo a coloro che possono ricambiarci. Il ricambio, il don ed es, è lo stile di vita che purtroppo ci distingue, e distingue anche i cristiani. L'altro giorno vedevo una celebrazione e il celebrante passava in mezzo ai fedeli e con sguardo dritto incedendo verso l'altare si è girato solamente alla fine per salutare, non ha salutato nessuno se non chi all'inizio dei banchi c'erano le autorità, lui si è girato e l'ha salutato. Mi direte che c'è di male? Niente, assolutamente, ma siamo tutti uguali al cospetto di Dio. E non chi conta solamente ha diritto al saluto del celebrante, perché il celebrante, cioè colui che poi ci inviterà alle nozze finali, al banchetto finale, ci saluta tutti indistintamente, perché di tutti quanti indistintamente riconosce e cerca essenzialmente l'umiltà, e cerca essenzialmente la purezza del cuore che è data dall'umiltà. E quindi dicevo prima, c'è qualcosa che non va in questo mondo, c'è qualcosa che regola male questo mondo. Madre Teresa di Calcutta, ad una domanda rivoltagli da un giornalista, che gli domandava appunto che cosa secondo lei non andava, no? nel mondo, rispose: quel che non funziona, signore, siamo lei ed io, figuratevi un po', detto da Madre Teresa. Però c'aveva ragione, quello che non funziona nel mondo siamo noi. Siamo il nostro modo di porci nella vita, siamo il modo di aver stravolto la vita secondo quella che dovrebbe essere ed è l'insegnamento di Gesù. Fatevi piccoli, perché solo i piccoli, gli umili, entreranno nel regno di Dio. Ce l'ha spiegato a chiare lettere anche nelle beatitudini. Quante volte ci viene richiamato questo dove essere piccoli? Perché i piccoli, di essi, è il regno dei cieli. L'insegnamento più grande che noi abbiamo, ce l'abbiamo dallo stesso Gesù Cristo. Basta che leggiamo Filippesi, la lettera di Paolo ai Filippesi al capitolo 2. Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. È lui che ci ha dato il primo insegnamento, è lui che ci ha dimostrato come si è obbedienti in umiltà, donando se stessi in tutto agli altri fino alla morte e alla morte più disonorevole, cioè quella di croce, lui che era Dio. Purtroppo l'umiltà è sopraffatta dall'orgoglio, purtroppo l'umiltà è sopraffatta dalla presunzione, purtroppo l'umiltà è sopraffatta dall'arrivismo che abbiamo tutti quanti noi, quel nostro piccolo che abbiamo e quello che noi cerchiamo di guadagnare durante la nostra vita, cerchiamo di averlo sfruttando quelle che possono essere le nostre conoscenze, pensando che chi governa il mondo è colui che magari in quel momento, tra virgolette, comanda o che ha un posto di responsabilità. Allora ecco, cerchiamo i primi posti a tavola e ci dimentichiamo di quello che ci ha detto Gesù Cristo, cioè gli ultimi saranno i primi e i primi gli ultimi, perché sono loro che ricercano Gesù Cristo, non sono i primi. Il messaggio, è tutto il messaggio del Vangelo, è rivolto ai piccoli, agli scartati, è rivolto a loro. Allora noi dobbiamo domandarci, ma se durante la mia vita vado cercando solamente di conoscere i potenti perché da loro mi aspetto qualche cosa, perché non cerco l'amicizia con colui che è potenza assoluta perché ha il potere di darmi la vita eterna? Allora c'ha ragione Madre Teresa, c'è qualcosa che non va, siamo noi che non funzioniamo su questa terra, perché non ci rendiamo conto che dobbiamo vedere oltre il nostro naso, dobbiamo vedere oltre la nostra giornata, dobbiamo vedere oltre coloro che secondo noi possono darci qualcosa di più,
perché chi può darci di più se non Gesù Cristo? Chi può darci di più di Gesù Cristo che ci promette la vita eterna se abbassiamo il nostro orgoglio e riempiamo il nostro cuore di umiltà? Sant'Agostino diceva così: è stato l'orgoglio che ha trasformato gli angeli in diavoli. L'umiltà è quella che rende gli uomini uguali agli angeli. Buona domenica a tutti.